carica e il vento è gelido. La nonna è andata a prendere Anna alla stazione e la tiene stretta per mano, poiché è un po' faticoso camminare nella neve fresca. Anna è tutta contenta di essere nuovamente con la sua nonna e di rivedere la sua graziosa casetta. È bellissimo trascorrere le vacanze di Natale dalla nonna. Sa raccontare tante stupende favole, inventare giochi più divertenti. E ogni volta che Anna viene a trovarla, le regala un nuovo libro o un album per disegnare. Ogni mattina Anna e la nonna si recano insieme al paese. Lì Anna vorrebbe giocare con i bambini, mentre la nonna fa la spesa dal panettiere e dal lattaio. Ma i bambini hanno le facce annoiate, non ne hanno alcuna voglia. Anna è un po' triste. Anche la nonna un po' triste, finisce presto di fare la spesa, poiché nei negozi non vi è nessuno che abbia voglia di scambiare due chiacchiere, nessuno che abbia tempo per qualche parola gentile. Sulla strada del ritorno verso casa, la nonna tace. Anna capisce che sta riflettendo. Il pacchetto è pronto, Anna, dice pesantemente la nonna. Quella stessa sera Anna alza gli occhi dal album da disegno. Anna chiede per chi è che cosa contiene, ma la nonna dice che il pacchetto rosso è un segreto. Il giorno dopo Anna e la nonna escono presto di casa con il pacchetto rosso. Lungo la strada incontra il guardiaboschi. Vive da poco tempo nel villaggio e tutti sanno che è solo. La nonna gli si avvicina e gli porge il pacchetto rosso. Che cosa devo farne? Domanda il guardaboschi colto di sorpresa. È per lei, dice Anna, ma non lo aprire, altrimenti andrà perso tutto quello che viene dentro. Il guardaboschi è pieno di stupore. Che cosa mai contiene? Chiede. Fortuna e felicità, dice la nonna stringendogli la mano. Hai visto com'era contento nonna? Dice Anna, torniamo a casa a preparare altri pacchetti uguali a quello. La nonna scuote la testa e sorride. No Anna, uno solo basta. Finalmente ho anch'io degli amici in paese, pensa il guardaboschi mentre riprende di ottimo umore il suo cammino. Quando lo spazzacamino lo vede arrivare, cerca di nascondersi. È timido, poiché i bambini lo prendono in giro. Ma il guardaboschi lì si avvicina e lì porge il pacchetto rosso. Tieni, è per te. Questa volta sono io che porto fortuna.
Oh, grazie, dice lo spazzacamino addossando. Finalmente ho anch'io un amico in paese, pensa lo spazzacamino felice. Ora non si nasconde più e sorride alla gente, mentre sta lavorando sui tetti, vede attraverso una finestra la piccola Antonia. Non sei a giocare, sei forse ammalata? Le chiede. E così Antonia ha l'influenza. Lo spazzacamino le porge allora il pacchetto rosso. Non lo devi aprire, ma è miracoloso. Vedrai che guarirai presto, la rassicura. Antonia ha nascosto il pacchetto. Chi lo trova può tenerlo, dice agli amici venuti a trovarmi, ma non bisogna aprirlo. I bambini emozionati frugano dappertutto. Finalmente Elena scopre il pacchetto sopra l'armadio e lo porta a casa sua. Nascosti in cantina, i bambini curiosi vorrebbero aprirlo. Stefano gira tra le mani il pacchetto e lo scuote, mentre Elena non resiste e tira un po' il nastro, ma improvvisamente davanti alla finestra si sente qualcuno gridare disperato. È mio padre, dice Martina. Sentite odore di fumo, poveretto, sarà bruciato il pane. Lena si precipita subito dal panettiere e gli dà il pacchetto rosso. Porta fortuna, dice tuttavia. Il panettiere non lo tiene a lungo, lo passa con la pala alla moglie del falegname, che teme di rimanere senza pane domani. Ci sarà di nuovo pane fresco, la tranquillizza sorridendo. Durante la notte la moglie del falegname sente piangere nella casa dei vicini. Siete preoccupati per i vostri figli lontani e non riuscite a dormire? Chiede loro dopo essere uscita sul balcone. Ecco un pacchetto magico, ma non apritelo, porta fortuna e felicità. Il giorno dopo Anna e la nonna si recano nuovamente in paese. Ora si sentono allegre chiacchiere venire dai negozi e i bambini hanno tutti tanta voglia di correre e giocare. Anna va sulla slitta con Stefano mentre gli altri costruiscono insieme pupazzi e ridendo si tirano palle di neve. Vicino alla nonna e le racconta che cosa è successo qua e là e di come la gente è più felice grazie a un misterioso pacchetto rosso che non si sa da chi e da dove venga. Sa, le spiega, non lo si deve aprire, ma porta fortuna a tutti coloro che lo ricevono in regalo. Le vacanze purtroppo sono terminate e Anna deve ripartire. Vacanze così emozionanti non le aveva mai passate prima
e già si rallegra, pensando a quando tornerà. La nonna invece è un po' triste, senza la nipotina si sentirà un po' sola. Intanto alla stazione sono arrivati nuovi amici di Anna per salutarla. Subito però i bambini si accorgono che la nonna è triste. Ecco per te un bel pacchetto rosso, le dicono. Non lo si può aprire, dice Stefano, ma porta tanta felicità, aggiunge Maria. Anna batte le mani. Avevi ragione, nonna, uno solo bastava e non sarai più triste perché ora anche tu hai tanti amici.